7.46, buongiorno Previ. Buongiorno ragazzi. Se buongiorno. Dovete fare un appuntamento, attenzione chiaramente all'abbigliamento, soprattutto ai particolari. Quindi se poi soprattutto si prospetta che questo appuntamento possa andare come deve andare, attenzione insomma particolari, tipo, ai dettagli. No, calzino bucato, no mutanda bucata, no neanche spagliati, neanche macchie qua e là, puliti, andate puliti, hai cambiato le mutande, no, e se fa l'incidente la preoccupazione delle nonne è sempre stata quella. Sapete che il calzino bucato è sempre stato il mio incubo, certo. Tant'è che poi che è successo, siamo andati a fare un'intervista a Sanremo, sono rimasto col piede nudo da Gino Paoli, che ha questo un condominio galleggiante. Ricordiamo la scena, noi andiamo a cercare questo indirizzo, era il molo. Il condominio galleggiante di Gino Paoli, tu col calzino bucato. Esatto, che storia curiosa. Scusami, se io ti dico sono in barca, tu ti aspetti una barca, barca. Con io non ti aspetti una roba alta qua. Ci chiamò da sopra, salite, poi chiaramente dovevamo togliere le scarpe. Certo, certo. E io ho il calzino bucato. E tra l'altro poi, attenzione, il calzino blu si vede subito che è il buco. Sì. Esattamente come è successo a chi? A Carlo Re Carlo. No, a chi? Re Carlo. Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo dall'oro. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore. Oddio, non ce lo vedo, Carlo d'Inghilterra in armatura. Un'armatura rammendata pure quella. Ma senza i buchi. Sono talmente barocchi, diciamo, come monarchia, che secondo me potrebbero anche mettere pennacchi, cose. Dov'è che ha causato un calzino bucato? C'è il Sockgate. Il calzino gate. Cosa è successo? Allora, il 9 febbraio lui è andato con Camilla alla moschea di Brick Lane, una delle moschee più importanti che ci sono a Londra, nell'ambito di una serie di incontri multiculturali, multireligiosi. E cosa è successo? Naturalmente, essendo entrato in moschea, si è tolto le scarpe, sì, come certo, prevede scalzi, certo. la regola. Quindi lo sapeva. I fotografi hanno immortalato, naturalmente non si sono lasciati sfuggire l'occasione di immortalare un buco nel calzino di Re Carlo, che tra l'altro ha uno dei piedi più strani che io abbia mai visto. Non parliamo di piedi strani, no, non parliamo di piedi strani, parliamo di buchi. Aiuto. E soprattutto posso fare una domanda al 342 00 00 700? Anche a voi capita che quando mettete una camicia manchi sempre un bottone? Ma tutti questi bottoni in quale metaverso finiscono? Nel feltro della lavatrice. Ah, dici, tutti lì stanno? Sì, ogni tanto vai. Ma perché tutti quelli sulla manica destra? Apri la lavatrice, li trovi tutti io là. Io ho tutte le camicie senza un bottone sulla manica destra, infatti sembra un po' cucciolo. Sbruso un po'. Ci sono dei responsabili per questa cosa. A distanza dei giorni pare che siano state licenziate due cameriere, due storiche cameriere che già servivano la madre. Che devono rammendare. Perdonatemi, quando ti metti il calzino. Secondo me questa è una vendetta, erano due preferite dalla madre. E lui ha chiesto a Camilla, non lo fa direttamente lui, ha detto alla regina consorte: queste mie licenze. A lui, a lui. Guarda Leone, Ma il senso qual è? L'avrà visto lui il calzino bucato quando se l'è messo, no? No, un re non abbassa mai lo sguardo. Cioè gli infilano anche il calzino. Lui guarda solo dritto. Dato aggiuntivo, Carlo vuole che i vestiti e i calzini vengano rammendati e non buttati. Ecco. Ma potevate comunque coinvolgermi. Infatti. Guarda come sto con le mani. Sai perché sto con le mani così verso l'alto? Perché non mi va di fare nulla. Giorgio, accompagnami ad urinare. Giorgio, ora vai. Giorgio, come la barzelletta. Come? Sai quel lunedì che c'è voglia di fare. Bravo. Allora la conosci. La conosco la cosa. Giorgio, non sarai talmente omofobo da aver paura di Giorgio. A favore di telecamera. Tira giù la patta. Adesso abbasso la patta. Che problema? Guarda, però non lo fa, Non lo fa. Omofobo. Ecco, questa è la mia vita. No, uccellofobo, diciamo. Picchia il mio. Quella, diciamo, il mio, certo. 7.50, Imagine Dragons. Questa è Chiamata Roma, 3-1-3-1 con il Trio Medusa. E questa è Radio DJ. Ever since I was young, coming up.